Buonasera a tutti e benvenuti qui, Centro Polivalente Atlanti, della nostra terza semifinale. Il viaggio continua, anche questa sera 8 cantanti in esibizione. Purtroppo 5 di loro dovranno abbandonare l'avventura di Xtaro, perché soltanto in 3 potranno accedere il 1 d'agosto alla finale a Bedogna. Questa sera i nostri concorrenti verranno giudicati dalla nostra giuria di qualità, che è composta da Valentina Broglia, Federica Olari e Stefano Carrara. Vale, ormai tu sei la nostra veterana, il nostro punto fermo in ogni semifinale. Benvenuta anche questa sera, ti ringrazio di essere qui. Hai sentito le prove? Cosa ti aspetti dalla serata? Beh, io ho sentito una buona qualità, quindi vinca il migliore. Anzi, i migliori tre, forse. Grazie, Vale. Federica, la novità, la new entry. Io non ti conosco, ti ho appena conosciuta, intanto benvenuta tra di noi. Parlaci un po' di te. Allora, io sono diplomata in clarinetto e laureata in musica da camera e insegno da molti anni ormai musica, diverse discipline musicali a ragazzi e bambini. Compongo musiche e interpreto musiche per spettacoli. Basta, io spero di divertirmi, ma sono sicura che sarà così. Grazie e buon lavoro. Eccolo qua, Stefano, il ritorno da Lampedusa. Una grande esperienza, mi hai detto prima, al bar. Descrivicela, hai voglia? Ah beh sì, ho avuto la fortuna ed il piacere di suonare con Claudio Baglioni a Lampedusa. È stato molto bello. Stefano, bentornato anche per te. Ogni volta che vengo qua mi portate bene, perché prima avevo la Bridgewater, adesso Baglioni. Allora torni anche la prossima volta. Sì, ci sto pensando, però devo metterci prima un cantante famoso o diventare famoso io, ci penso. Grazie Stefano, buon lavoro giudici. Noi cominciamo e chiamo sul palco la prima cantante di questa sera, Nicole Cilliprandi. Benvenuta Nicole, benvenuta in semifinale. Grazie. Cominciamo con l'inglese anche per te. Che pezzo porti? Total Eclipse of the Heart di Glee, nella versione di Glee. In bocca al lupo. Grazie. Nicole Cilliprandi, un bel applauso. Turn around. Every now and then I get a little bit lonely and you never come around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Every now and then I get a little bit terrified that then I see no look in your eyes. Every now and then I fall apart. Every now and then I fall apart. And I need you now tonight. And I need you more than ever. And if you only hold me tight, we'll be only gone forever. And we'll only be making it right, cause we'll never be.
Java dollies all in the dark. There's nothing I can do, total eclipse of the heart. Once upon a time there is light in my life, now there's only love in the dark. There's nothing I can say, total eclipse of the heart. Con te torneremo più tardi per il pezzo in italiano. Ora chiamiamo sul palco la nostra più giovane concorrente, Alessia Longinotti. Ale, tu questa sera canterai due pezzi in italiano perché sei giovane e l'Alessia sta ancora perfezionando il suo inglese, quindi le abbiamo concesso questa opportunità. Incoraggiamola con un grande applauso però. Che pezzo grazie. Porti, Ale? Quando una stella muore di George. In bocca al lupo. Grazie. Fossi tu, c'è la terra ma non c'è, ma anche quello che non c'è, so che tu lo inventeresti per me, se anche l'acqua poi andasse ad su, ci crederai perché ci credi anche tu. Una storia siamo noi, con i miei problemi e i tuoi, che risolveremo e poi. Sarà, sarà quel che sarà, del nostro amore che sarà,
Alessia. Grazie Ale, ci vediamo dopo anche con te. Ora è il turno di una bedoniese, doc, Jessica Scarpenti. Jè, vuoi l'asta o libera il microfono? Allora vai. Jè, anche per te è il turno delle inglesi. Cosa ci proponi? To love somebody. Bee Gees. Come mai hai scelto questo pezzo? Mi piace. Mi piace molto. E allora in bocca al lupo, Jessica Scarpenti. There's a light. Send a candle. Brava Jè, ti saluto. Scusate, e ti aspetto dopo per le italiane. Bene, continuiamo. Sul palco adesso sale Giada Franza. Che pezzo porti, Giada? Simply the Best di Tina Turner. Come mai hai scelto questo pezzo? Perché mi dà delle belle sensazioni. Preferisci cantare in italiano o in inglese? Domanda difficile. Cioè, dipende dal brano. Solitamente in inglese, comunque. E allora in bocca al lupo, Giada Franza! Sì.
Grazie Giada, a tra poco. Noi continuiamo veloci veloci con Rossella Bolzoni. Aspetta Ros, che facciamo scendere la Giada. Intanto chiederei al pubblico un grande applauso per il nostro staff che è tutto impegnato. Roberto, Stefano e l'altro Stefano e le nostre fotografe. Ok, Rossella, microfono. Serve? Serve forse. Che pezzo porti? Out of Reach di Gabriele. In bocca al lupo, un bel applauso. Need a sign, was alright, I was stupid. For a while, swept away by you, and all feel like a fool. So confused, my heart's bruised. Was I ever loved by you? Hard to reach, so far.
La nostra Rossella. Grazie Ross, ci vediamo più tardi. Ti aiuto a scendere? Ok. A dopo. E chiamiamo sul palco una delle nostre veterane, Vanessa Berni. Vieni Vane. Vuoi l'asta o... Ok, allora facciamo così, voilà. Vane, che pezzo porti? Right to be wrong di Joss Stone. In bocca al lupo, Vanessa Berni.
grazie. Grazie Vanessa. Appoggialo pure lì, ti aiuto a scendere. Mano a te. Ed ora sul palco il turno della nostra bedoniese acquisita. Sto parlando di Alice Osti. Mi sono dimenticato di te, perdonami. Alice. Pronti. Agitata? Come al solito. Influenzata? Influenzata. Poi? Agitata e basta. Ok. Che pezzo porti? The Age of Glory di Lady Gaga. E allora in bocca al lupo. Un altro bel applauso, Alice Osti. Alice Osti, grande Ali, grazie, a dopo. Allora, Nicola ha aperto e andiamo in chiusura del primo giro di canzoni in inglese con la nostra Martina Granelli. Vieni Marti, vieni che ti aiuto. Allora. Anche per te con l'asta o senza? Senza. Allora fai tu. Okay. Marti, che pezzo porti? Porto Eternity di Robbie Williams. Anche per te, preferisci cantare in italiano o in inglese? Te lo dico a fine della sera. No, me lo devi dire adesso. Vai, in bocca al lupo, Martina Granelli. Okay.
somber serenade. The past is done, we've been betrayed. It's true. Someone say the truth aloud. I believe without a doubt in you. La nostra Martina, grazie Marti. Grazie a voi. Bene, con la Martina chiudiamo la prima parte del programma. Hanno cantato tutti in inglese e tra poco li risentirete tutti però in italiano. Prima di andare in pubblicità chiediamo ai nostri giudici le loro impressioni fino ad ora. Non il voto ovviamente, ma soltanto le vostre emozioni. Io comincerei dalla nostra nuova arrivata, la Fede. Ti do il microfono. Dimmi fin ad ora come ti è sembrato. Allora, secondo me c'è un buon livello, sono tutti molto, molto bravi. E, c'è vabbè, una vocina fuori dal gruppo della,
come si chiama? Alessia, giusto? Sì, Alessia. Però sta gareggiando al pari con insomma gli altri concorrenti, direi molto bene. Io sono curiosa di sentire le canzoni in italiano perché per ora io direi che più o meno sono stati tutti abbastanza su buon livello. Grazie mille. Stefano, a te. Ciao a tutti, buonasera. Cosa... Ah già, scusa, no, vi do un consiglio, cantanti. Prima faccio una domanda, ma perché non ci sono uomini a cantare? Cioè, non che mi dispiaccia, anzi, sono molto, però dico, dai, niente, è andata così. Consiglio a tutte le cantanti che non vedo, ma so che mi sentite, osate, non abbiate paura di sbagliare. Cioè, il compitino è una figata, è bello, noi siamo qua a dirvi l'intonazione, quella nota lì è un quarto di tono sotto, però osate, cioè, metteteci il vostro, se scappa una stecca non succede niente, cioè non è che... No, le giudici donne mi dicono adesso poi vediamo, quindi cedo loro la parola. Se scappa una stecca io ne terrò conto, scusa, non ho capito. No, scherzo. Sì, osate, cantate, per favore non fate finta. Ecco, chi doveva sentire ha sentito. È sempre lei, la nostra Vale, quella più cattiva, perché Vale per te è? No. Grazie giudici. Bene, noi torniamo tra pochissimo, ci fermiamo solo un momento. Grazie.